Abbiamo rilanciato il discorso della bicicletta proprio per mantenere vivo l'interesse e l'attenzione al discorso della IPB, questa famosa autostrada Bergamo-Treviglio-Stezzano, e che come comitato cambiamo, continuiamo a mantenere l'attenzione con assemblee sparse per i paesi. Infatti abbiamo fatto un'assemblea a Treviglio lunedì scorso. L'altra iniziativa che stavamo rilanciando, abbiamo chiesto un incontro con la provincia che da tempo aspettavamo, e sembra che l'11 di giugno, stiamo aspettando la conferma, ci sia questa audizione del comitato. Stiamo programmando anche un'assemblea più allargata che programmeremo a breve e ne daremo informazione quando abbiamo stabilita. Dovrebbe essere il 29 giugno a Osio, fatta come comitato a Osio Sotto, per rilanciare il discorso di che siamo arrivati a più di 9.000 firme, quindi anche per dire che come comitato non rappresentiamo noi stessi ma rappresentiamo 9.000 più persone. E quindi siamo contenti di questo risultato raggiunto in questi mesi come liberi cittadini che ci siamo, che non ci conoscevamo, ci siamo riuniti intorno a questo problema, a questo discorso di questa autostrada che è nata dal nulla e viene venduta come la risoluzione del problema del traffico, che in realtà non è. Come alternativa noi partiamo da un presupposto, che gli studi del traffico allegati al progetto preliminare dicono che non risolve i problemi del traffico locale, e quindi diciamo che cosa viene fatta a fare. Quando c'è una tangenziale esterna est di Milano che viene fatta, che fa lo stesso servizio di connettere Pedemontana e Bribeni. Quando non pensiamo che comunque tutto il traffico uscirà al casello di Osio, tutto il traffico della Bribeni uscirà al casello di Casirate, e quindi non andrà a essere aumentato il traffico rispetto all'attuale traffico locale. E l'alternativa, a nostro parere, come in altri, esiste già in alcuni PGT, in alcune cose, potrebbe essere l'allargamento delle strade attuali e il potenziamento eventualmente anche di quella famosa ferrovia che è stata allargata, più volte inaugurata, ma mai poi messa in condizioni di essere un'alternativa al traffico su gomma. Invece dovrebbe essere l'alternativa, proprio per come in tutta Europa si dice: abbandoniamo le strade e portiamo il traffico fuori dalle città e non nelle città, invece noi portiamo il traffico alle città e viceversa.